Proseguono i congressi di circolo del Partito Democratico per l'elezione dei delegati alla convention provinciale del 10 novembre. Quasi certo il ballottaggio per l'elezione del segretario e lotta serrata tra Daffadà e Bizzi per la conquista del secondo posto. Sarà Monsignor Giorgio Corbellini a celebrare lunedì pomeriggio a Tiedoli i funerali di Monsignor Bruno Bertagna, scomparso a 78 anni. Sempre a Tiedoli questa sera sarà recitato il Santo Rosario di Suffragio. L'Associazione Amici della Valle del Sole ringrazia i familiari di Roberto Larini, scomparso 2 mesi fa, per la generosa donazione a favore dell'hospice dell'ospedale di Borgotaro. Il significato cristiano della commemorazione dei defunti spiegato dal parroco di Borgotaro Don Angelo Busi, un momento di fede e di speranza. Battere il poviglio è la parola d'ordine della squadra allenata da Biagi. Un eventuale risultato negativo toglierebbe alla Valtarese ogni speranza. Tra poche ore le ragazze della Roby Profumi affronteranno in trasferta la fortissima formazione del Cervia. I Diavoli Rossi in cerca domani di una conferma contro i Raider Parma. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Grande incertezza sui risultati per le elezioni del nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Probabile il ballottaggio a cui, salvo colpi di scena pressoché impossibili, ha già avuto accesso Alessandro Cardinali. Per il secondo posto invece è lotta serrata tra Matteo Daffadà e Giuseppe Bizzi. La seconda tornata congressuale del Partito Democratico, in corso di svolgimento durante questo weekend e nei primi giorni della settimana prossima, risulterà decisiva nello stabilire gli equilibri interni al partito in vista del congresso provinciale in programma per domenica 10 novembre. La prima fase, conclusasi domenica scorsa, ha lasciato intravedere come molto probabile l'eventualità che nessuno dei 3 candidati a segretario provinciale riesca ad ottenere la maggioranza assoluta dei consensi con la consultazione degli iscritti, per cui la decisione definitiva sarà affidata mediante ballottaggio a scrutinio segreto tra i primi 2 classificati in occasione del congresso provinciale. Nei 14 congressi di circolo comunale o intercomunale della provincia e nei 7 congressi di circolo di quartiere della città celebrati la scorsa settimana sono stati assegnati 59 dei 120 delegati al congresso provinciale. L'ex sindaco ed attuale assessore del comune di Tordolo, Alessandro Cardinali, è arrivato primo con il 43,8%, conquistando 26 delegati. Secondo il consigliere comunale di Parma Giuseppe Bizzi con il 29,7% e 17 delegati, terzo l'assessore borgotarese Matteo Daffadà con il 26,5% e 16 delegati. Nella seconda tornata congressuale, che sta coinvolgendo 40 circoli comunali della provincia e 3 circoli di quartiere della città, saranno assegnati i restanti 61 delegati e, vista l'incertezza del risultato finale, è prevedibile che venga confermato l'alto afflusso alle urne da parte degli iscritti già registrato nella prima fase. Questo è un buon segno, vuol dire che c'è ancora voglia di partecipare, di discutere. Devo dire che anche per aver partecipato in diversi circoli, a diversi congressi territoriali, posso dire che anche il dibattito e quindi la partecipazione, la voglia di portare un contributo di idee e di partecipazione è molto forte. C'è quindi voglia di discutere e di tornare a fare politica, seppur in un momento non semplice, questo è evidente. Il contesto nazionale, le larghe intese, un po' di stanchezza generale nei confronti della politica non facilitano sicuramente questi processi, ma dobbiamo rilevare ancora una volta come il Partito Democratico in realtà sia l'unica forza politica organizzata ancora presente sul territorio in grado di mettere in moto e di organizzare, di creare un momento di partecipazione politica così diffuso, così importante come è il congresso. Mi fa piacere poi rilevare come anche le candidature che si sono messe in campo, che si sono rese disponibili, siano tutte candidature di assoluto livello, di grande qualità, di grande passione. Io credo che da questo esca anche un'immagine e una realtà di partito in grado di creare ricambio, creare nuova classe dirigente che si mette in gioco, che si mette a disposizione appunto della politica e del partito stesso.
La competizione si sta pertanto facendo molto interessante, soprattutto per la conquista tutt'altro che platonica del secondo posto. Se infatti il vantaggio di Cardinali appare ormai incolmabile, il divario tra Bizzi ed Affadà è di una manciata di voti e chi dei due prevarrà avrà il diritto di partecipare al ballottaggio. In quell'occasione, in cui voteranno solamente i delegati al congresso provinciale, l'incertezza su come si schiereranno quelli eletti nelle liste collegate al candidato escluso, tenuto conto soprattutto che si voterà a scrutinio segreto, lascia l'esito finale aperto a qualsiasi risultato. Un congresso è prima di tutto un momento di confronto politico e come tale ci sta un po' di sano agonismo anche tra i diversi candidati. Devo dire che ho rilevato dal comportamento e dalla modalità con cui tutti e tre i candidati per la segreteria provinciale hanno svolto le loro campagne di campagne elettorali per il congresso, grande correttezza, grande rispetto reciproco, grande legittimazione reciproca, e questo è il presupposto fondamentale per poi consentire un governo e una gestione politica della direzione provinciale e del partito stesso. Quindi le premesse io credo stiano nell'appartenenza a un partito, nel riconoscersi nei valori etici, politici che un partito incarna e rappresenta, e credo che tutti e tre i candidati lo stiano interpretando con questo spirito e con questo ruolo. Da Borgotarese, da Valtarese, mi piace anche rilevare, mi fa piacere rilevare come ci siano due candidature del territorio molto rappresentative che stanno facendo molto bene anche in città e in altre parti della nostra provincia. Credo che questo stia anche a testimoniare una certa attenzione, una certa capacità anche della nostra zona, del nostro territorio, di esprimere delle personalità, dei politici che possono quindi candidarsi ed ambire a questo ruolo così importante e così delicato come è appunto quello del segretario provinciale. Grande cordoglio ha suscitato in tutta la Valtaro la scomparsa dell'arcivescovo Bruno Bertagna, nativo di Tiedoli in comune di Borgo Valditaro. Lunedì i funerali presieduti da Monsignor Giorgio Corbellini e questa sera a Tiedoli la recita del Santo Rosario. Avranno luogo lunedì prossimo, 4 novembre, alle 14:30, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Tiedoli, in comune di Borgo Valditaro, i funerali di Monsignor Bruno Bertagna, arcivescovo al servizio diretto della Santa Sede, scomparso giovedì 31 ottobre all'età di 78 anni in una casa di cura di Parma. Monsignor Bruno Bertagna era nato il 12 novembre 1935 a Tiedoli di Borgotaro ed è stato ordinato sacerdote il 23 maggio 1959. Ha iniziato il servizio pastorale come curato nella parrocchia di Santa Teresa in Piacenza nel 1960 e nel 1962 si è trasferito a Roma per studio. Laureatosi nel 1967 in diritto civile e canonico, è diventato avvocato presso la Sacra Rota. Passato nel 1971 alla Segreteria di Stato, è diventato nel 1973 cappellano di Sua Santità e nel 1990 ha avuto l'incarico di segretario generale del Governatorato della Città del Vaticano. Consacrato vescovo il 6 gennaio 1991, nel 1993 è stato nominato segretario della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nel 1996 segretario del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi e il 20 novembre 2006 uditore generale della Commissione Apostolica, diventando nel febbraio dell'anno seguente vicepresidente dello stesso organismo. Lascia il fratello Luigi, la cognata Gabriella e i nipoti. I funerali, che avranno luogo come detto lunedì 4 novembre nella chiesa di Tiedoli, saranno presieduti da Monsignor Giorgio Corbellini, presidente dell'ufficio del lavoro della sede apostolica e della commissione disciplinare della Curia Romana. Assente per impegni pastorali il vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, la diocesi di Piacenza Bobbio sarà rappresentata dal vicario generale Monsignor Giuseppe Illica. Il Santo Rosario di suffragio sarà recitato questa sera presso la chiesa parrocchiale di Tiedoli alle ore 20 e domani, domenica 2 novembre alle ore 20:30, presso la chiesa della Trasfigurazione di Parma.
ai familiari di Monsignor Bruno Bertagna e ai sacerdoti della diocesi di Piacenza Bobbio vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino. Due mesi fa, a soli 43 anni, è scomparso Roberto Larini, coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Alta Valtaro. In sua memoria, i familiari hanno elargito una generosa donazione all'hospice dell'ospedale di Borgotaro, di cui l'associazione Amici della Valle del Sole ringrazia sentitamente. Cari Samantha, Mariangela, Romina e Mario, chiediamo al vostro primo cittadino di portare a voi e a tutta la comunità i nostri più sentiti ringraziamenti per la generosa offerta elargita all'Associazione Gli Amici della Valle del Sole. Tutti voi ci aiutate a perseguire il nostro principale obiettivo, garantire alla persona malata e alla sua famiglia la migliore qualità di vita possibile. Ceci di Sonder, fondatrice a Londra del primo hospice, ha scritto: le cure palliative iniziano nel momento in cui si comprende che ogni malato ha la sua storia personale, specifiche relazioni e cultura che merita rispetto poiché ogni individuo è unico. Il rispetto include l'erogazione delle migliori cure sanitarie disponibili e la possibilità di utilizzare tutte le scoperte degli ultimi anni, in modo che ogni malato sia in grado di impiegare al meglio la propria vita. Il poter disporre di ausili di ultima generazione ci consente di rispettare il principio esposto poc'anzi, da noi condiviso pienamente. Per cui la vostra importante donazione contribuirà in maniera determinante all'acquisto di un materasso antidecubito all'avanguardia. È stato per noi un onore avere conosciuto Roberto e la sua famiglia. Con grande dignità Roberto ha convissuto con la sua malattia e i suoi cari hanno saputo assisterlo rispettando sempre i suoi bisogni e dando prova della capacità di amare in modo incondizionato. Il significato cristiano della commemorazione dei defunti che ricorre oggi è in realtà un messaggio di speranza. Per la fede cristiana, infatti, la morte non è la fine di ogni cosa, ma solamente una tappa. La commemorazione cristiana dei defunti è una ricorrenza religiosa il cui significato va al di là di quella che può essere una cerimonia civile di ricordo, anche se di carattere onorifico, come ad esempio le celebrazioni in memoria dei combattenti caduti nelle diverse guerre. A differenza di queste, infatti, non viene ricordato un momento sì glorioso ma ormai concluso di cui le figure dei caduti costituiscono una fulgida testimonianza, bensì un divenire nella fede per la quale la morte rappresenta solamente una tappa. Non a caso, infatti, la commemorazione dei defunti segue nell'anno liturgico la festa di ogni santi, istituita per ribadire che santi non sono solo quelli segnalati sul calendario, pur sempre figure eccezionali portate come esempio, ma tutti coloro che hanno meritato di vivere nella gloria di Dio Onnipotente. Questi due giorni, primo novembre, 2 novembre, sono profondamente legati proprio da una certezza che accompagna la vita dei credenti. La certezza che la morte è un ingresso, è una porta che noi apriamo, meglio che si apre dall'altra parte, alla maniglia dall'altra parte, non dalla nostra parte, non la gestiamo noi questo passaggio, ma la Chiesa crede fermamente che questo gesto di aprire la porta è un gesto misericordioso. È Dio stesso che invita i suoi fedeli, e lo dice molto bene il libro dell'Apocalisse, che abbiamo letto ieri nella solennità di Tutti i Santi, questa moltitudine di persone che si affacciano sul mistero di Dio, dell'agnello immolato che diventa glorioso. Allora, celebrare la morte in realtà e celebrare questo ingresso nella vita per un cristiano è molto importante, questa prospettiva. Diciamo così che la nostra vita ha bisogno, oltre che del cibo, del vestito, dei beni materiali che rispondono ai bisogni fondamentali, questi bisogna assicurarli, ha bisogno soprattutto di una prospettiva, dove guardare, che cosa guardare e dove andare. Ecco,
la festa che di tutti i defunti che noi commemoriamo, ricordiamo, visitiamo il cimitero, ci viene a dire che questi defunti sono già nella gloria. Ecco perché i santi sono anche i nostri morti possiamo considerarli già nella comunione dei santi a cui noi siamo chiamati. Quindi è una festa della speranza cristiana. In programma tra domani e dopodomani nei comuni della Valtaro Valceno le manifestazioni per la ricorrenza del 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. A Bedonia domani alle 10.30 ci sarà il raduno in piazza Caduti per la Patria, quindi alle 11 il corteo alla volta della chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la Santa Messa. Alle 12 la deposizione della corona di fiori presso il monumento dei caduti con i discorsi commemorativi del sindaco e dell'oratore ufficiale Bartolomeo Caramatti. A Borgotaro il ritrovo è alle 11 presso la chiesa di Sant'Antonino per la celebrazione della Santa Messa, quindi dopo il corteo per via nazionale alle 12 ci sarà presso il monumento ai caduti dei giardini 4 novembre la deposizione della corona di fiori. A Bardi la ricorrenza sarà celebrata lunedì 4 novembre alle ore 10.30 presso il municipio l'omaggio alla lapide dei partigiani, quindi l'inizio del corteo in via Pietrocella e la deposizione dei fiori alle lapidi sotto i portici di Palazzo Maria Luigia, ritorno al monumento ai caduti di Piazzale Vittoria con deposizione della corona di alloro. Ci sarà poi la benedizione e un momento di preghiera.